Ciao a tutti, sono Marco del sito videlab.it e questo è il primo videocorso sul PHP. Per iniziare, iniziamo a fare una breve panoramica su cos'è il PHP. Ed è un linguaggio di programmazione, o meglio di scripting, che appunto ci permette di creare pagine internet dinamiche. Cosa significa dinamiche? È possibile gestire i contenuti delle pagine mediante appositi pannelli. Appunto dal gestore del sito, senza più dover per forza far fede ad un programmatore. Questo cosa significa? Una volta programmato il sito, sarà completamente autogestibile dal cliente. Questo è soltanto uno dei vari vantaggi che offre un linguaggio dinamico applicato appunto ad un sito internet. Quale esempio potrebbe essere un esempio molto più grafico, diciamo così, il cambio di uno sfondo di una pagina internet a seconda ad esempio dell'orario. Quindi cosa significa? Che quando l'utente andrà a caricare il sito, il server controllerà l'orario che in quel momento è in corso e in base all'ora gestirà lo sfondo, mostrandone uno o ad un altro. Di esempi ce ne sono moltissimi, questi sono i più diciamo così, più diffusi, però ce ne sono davvero moltissimi. Sulla rete è possibile trovare tantissimo codice, tantissimi newsgroup disposti appunto anche ad aiutare chi ha le prime armi. E diciamo che da questa serie di videocorsi che andremo ad affrontare faremo una panoramica il più ampia possibile su tutto il linguaggio. Per scrivere codice in PHP vi consiglio di utilizzare un programma gratuito, un editor, che si chiama Notepad++. Faccio vedere un attimino il sito. Ecco, è scritto in questo modo. Eccoci qui, nell'area italiano, download, potete scaricare appunto la versione corrente, l'installer. Una volta scaricato lo lanciate e installate il programma. Vi faccio vedere ora, è molto comodo, diciamo, perché a differenza del Notepad normale vi permette appunto di generare codice con tabulazione e quindi una formattazione che permette una lettura molto più comoda del codice finale. Per questo, ora vi faccio vedere un attimino, eccola qui. Questa ad esempio è una pagina che abbiamo creato in Notepad++. Come vedete c'è anche la colorazione del codice. Adesso facciamo un esempio per farvi vedere un attimino qualche cosa in PHP. Allora, per prima cosa cambiamo il titolo, appunto mettiamo lezione PHP 1. In body andiamo ad analizzare il codice. Allora, per prima cosa vi consiglio di utilizzare il tag completo. Scritto in questo modo, aperta appunto il tag del codice, punto interrogativo PHP, per chiudere, punto interrogativo e chiusura del tag col segno di maggiore. Perché vi consiglio di utilizzare questo codice? In realtà potreste scrivere il codice anche in questo modo, diciamo viene letto comunque dal server se abilitato lo short tags all'interno del PHP ini. Per creare codice in PHP non basta aver installato un programma tipo Notepad++, occorre anche avere un server che vi permetta appunto di decodificare il codice che voi andrete a scrivere. Perché a differenza dell'HTML il codice del PHP deve essere decodificato. Per far questo esiste un server free, gratuito, Apache. Per questo vi rimando alle varie guide presenti sul web, ce ne sono veramente di tutti i tipi. Vi basterà scrivere, ad esempio, non so se con, ecco, diciamo l'ambiente LAMP, se voi andrete a cercare l'ambiente LAMP, è tutto ciò che vi può servire per iniziare a scrivere in PHP, tranne per quanto riguarda la L che sta per Linux, voi lo potete scrivere anche tranquillamente in PHP e sotto Windows. Per far questo comunque, ecco, diciamo che le cose di cui avrete necessità è sicuramente il server Apache,
ecco qui, lo potete scaricare qui da vasce.org, il PHP, che lo potete trovare tranquillamente sotto php.net, ed infine diciamo vi potrebbe essere utile, anche se in questo primo step vi sconsiglio di iniziare subito ad utilizzarlo, il database MySQL. Sicuramente tra quello che vi posso suggerire è di cercare ad esempio installazione PHP, ad esempio, ecco qui, qui appunto vi spiega come installare MySQL, Apache e PHP. Quindi ecco, come vedete ci sono moltissime guide che vi potranno aiutare a fare questo. L'obiettivo del corso è subito il codice, senza passare per questi primi step. Quindi quello che vi voglio dire, questo è il tag di apertura e di chiusura. Non mi voglio dilungare troppo su questa prima, su questo primo videocorso, vi posso dire semplicemente che questi sono i tag, come vi ripeto un'ulteriore volta, di apertura e di chiusura. Vi suggerivo appunto di utilizzare sempre il tag lungo piuttosto che uno short tag, questo per il semplice motivo che in alcuni server è disabilitato e quindi non verrebbe decodificato correttamente dal server. Ad esempio, se vogliamo scrivere semplicemente la parola ciao, si utilizza il comando echo in questo modo. Echo, aperta, chiusa, ciao. Tra le virgolette ci va appunto la frase che noi vogliamo mostrare al video. Salvando la pagina, ecco qui, e riaggiornando appunto la pagina web, ecco qui che è apparso scritto ciao. Questa è soltanto una prima video lezione, è un'infarinatura davvero molto molto generale. Sulle prossime lezioni approfondiremo i vari comandi, andremo a vedere i cicli, le condizioni e diciamo così tutto quanto il codice. Per questa lezione è tutto, vi ringrazio, alla prossima.